c'è una data di apertura dei centri in Albania, visto che ci sembra che siamo arrivati a ridosso delle indicazioni ultime date dal governo. Grazie. Allora, sulla seconda parte della domanda, come sapete, la realizzazione di questi centri ha incontrato una serie di difficoltà, intanto per la natura del terreno, per alcune problematiche, che sono emerse in corso d'opera, e poi per eventi atmosferici sfavorevoli, sia nel mese di agosto sia qualche giorno fa. Ma sulla base di quello che ci dicono i tecnici, diciamo che al più tardi entro la prima decade di ottobre l'opera sarà consegnata per i collaudi e quindi dopo qualche giorno potrà essere pienamente operativa. Sulla prima parte è necessario diciamo, un approfondimento su alcuni aspetti che richiedono la collaborazione e il coordinamento di più strutture. Diciamo che quella che questo vale in generale per tutti i provvedimenti e soprattutto per quelli più complessi. Quello che va in preconsiglio è semplicemente un'ipotesi di lavoro, si chiama preconsiglio perché altrimenti poi il Consiglio dei Ministri potrebbe anche non riunirsi e far circolare con PEC un timbrino di conformità da parte dei singoli ministri, invece, come sapete, non è così. E quindi qualche giorno per approfondire questi aspetti sarà necessario, perché è un provvedimento in cui tutto si tiene, non è il caso di smembrarlo, di approvarne una parte adesso e una parte dopo. Quindi non sto eludendo la risposta alla prima domanda, le sto dicendo che è un po' l'insieme che va messo in relazione norma con norma. Le ultime due domande, Giacomo Salvini del Fatto. Sì, buonasera. Ma in relazione al lavoro che ho fatto in un'altra vita, è come se uno pensasse che la sentenza di un giudizio coincide con la discussione in Camera di Consiglio. Ora, a parte che non si può rinviare la Camera di Consiglio, questo è un altro discorso. Varrebbe in qualche misura anche per il preconsiglio, ma ritenere che sia auspicabile è un'utopia, visti i fili diretti che esistono, diciamo, con molti di voi, e viva la trasparenza. Però quello che voglio dire è che poi ciò che vale è la sentenza, non l'attività preparatoria in Camera di Consiglio. E lo stesso è per il provvedimento che esce al Consiglio dei Ministri, rispetto al quale l'attività del preconsiglio la si può anche seguire se uno è appassionato, però può riservare qualche sorpresa se la si sopravvaluta. Lo dico presiedendo il preconsiglio. In questi giorni si sta parlando molto di cittadinanza, ci sarà forse un referendum e c'è un partito della maggioranza che ha proposto di farà una proposta sullo Ius Scholae, ma lei cosa ne pensa? Pensa che la legge attuale vada mantenuta quella che è? Si può migliorare? Cosa ne pensa di questa proposta? Grazie. Penso che dobbiamo fare un passo dietro l'altro. Oggi dobbiamo provare a tenere il più possibile il contenimento degli arrivi irregolari, per i quali, come sapete, i numeri descrivono un abbattimento di 2/3 rispetto allo scorso anno e un abbattimento di quasi 1/3 rispetto al 22. E soprattutto, e questa è la premessa poi per qualsiasi ulteriore discorso di piena integrazione, dobbiamo garantire che gli ingressi regolari siano realmente tali e non siano realtà fittizie in aggiramento alle norme esistenti, come la denuncia, l'esposto che la Presidente del Consiglio ha presentato al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo a giugno ha dimostrato, e sapete che il seguito di quell'esposto è stata un'attività di impulso da parte dello stesso procuratore nei confronti di più di un ufficio di procura distrettuale e a più di un procuratore distrettuale ha dato atto di un fenomeno realmente preoccupante. Per cui, prima di arrivare a parlare della cittadinanza, posto che il sistema attuale funziona a numeri rilevanti, che in comparazione con altre nazioni europee sono di tutto rispetto,
però ci interessa che chi arriva regolarmente in Italia poi abbia un contratto di lavoro, abbia la protezione contributiva e di sicurezza sul luogo di lavoro e non sia sfruttato in nero. Questa è l'emergenza in questo momento. Poi del resto se ne può parlare certamente nei momenti opportuni, ma non è oggi all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.